Molto spesso io preferisco non parlare. Molte volte il silenzio dimostra un'aggressione psicologica nei confronti degli altri, cui vietate di parlare con voi. Osservate invece i vostri silenzi e pensate a quante volte tacete, perché pensate che la persona con cui state parlando abbia ragione. Allora frapponete come un'arma il vostro silenzio tra voi e l'altra persona, rifiutando l'interscambio con essa. Molto spesso io preferisco non parlare. Molte volte il silenzio dimostra un'aggressione psicologica nei confronti degli altri, cui vietate di parlare con voi. Osservate invece i vostri silenzi e pensate a quante volte tacete, perché pensate che la persona con cui state parlando abbia ragione. Allora frapponete come un'arma il vostro silenzio tra voi e l'altra persona, rifiutando l'interscambio con essa.